Ciao amici, eccoci qui un brevissimo flash tutorial sul shot match, cioè il bilanciamento della regolazione d'immagine in riferimento a un'altra ripresa. E in questo caso cosa ho fatto? Ho messo questo filmato qui. Questo filmato è molto scialbo, allora io lo voglio portare, questa immagine qui, sullo stile di questa qui. Questo è un frame, tra l'altro rielaborato con Photoshop, dove sono andato a scurire i colori, a saturarli, vedete, molto saturi, e vogliamo che questa immagine, dove non c'è quasi niente, c'è solo la bricola che può prendere il colore, perché il resto sarebbe la laguna, poi lo vedremo magari anche con un'altra immagine, e cerchiamo di farla somigliare. Allora andiamo su effetti, andiamo su regolazione aspetto, clicchiamo su una clip, quella dove applicare gli effetti, si accende tutto. Allora posizioniamoci con il marker di riproduzione sull'immagine di riferimento, che è questa seconda qui che abbiamo preparato, e clicchiamo seleziona frame di riferimento. Adesso Video Deluxe ha preso queste caratteristiche dell'immagine. Ora ci spostiamo con il cursore su quella dove le vogliamo trasferire, nulla di più facile, e selezioniamo il frame di destinazione. Perché i frame? Perché magari potremo avere più immagini all'interno della stessa clip, per cui cercate magari di avere la clip che vi interessa, non troppe cose assieme. E ora facciamo bilancio aspetto, e come vediamo adesso completiamo l'immagine, vedete, questa era satura così, e anche questa è diventata così, con questi colori molto saturi, i neri molto forti, eccetera. Se questo riferimento adesso fosse troppo forte, abbiamo ancora un'altra regolazione, che è l'intensità, con la quale possiamo passare da 1, cioè massimo effetto, a 0, il minimo effetto, dove torniamo alla nostra immagine normale. E quindi regolando questo parametro possiamo andare a scegliere un compromesso tra le due, ecco qua, ad esempio questo potrebbe essere accettabile, e siamo riusciti a ottenere un'immagine che regolarla manualmente sarebbe stato più complesso. Ecco un altro esempio, questa immagine qui, questo filmato qui, con, vedete, presenza di molti rossi, e poi c'è il sole, invece questo filmato molto più scialbo, anche se comunque sul rossiccio, ma è molto più scialbo. Allora prendiamo il frame di riferimento, seleziona frame di riferimento, poi andiamo sul secondo, questo frame di destinazione, bilancia, vediamo come sia molto più scurito, forse anche esageratamente, ma noi regoliamo l'intensità e andiamo a ottenere una media. E ora vedete, se noi le mixiamo, il passaggio è molto più coerente, perché il bilanciamento è molto più simile. Ultimo esperimento, prendiamo un mio filmato, questo qui è una fontana, prendiamo un frame del nostro film preferito, selezioniamo come punto di riferimento questo frame, ci spostiamo sulla nostra fontana, seleziona frame di destinazione, bilancia aspetto, e vedete come è cambiato completamente. Poi andiamo un po' a regolare, ma vedete che molto più simile, ha preso tutti i gialli e arancioni del film, eccolo qua. Poi ovviamente non è solo questa la, se andiamo ad aggiungere la grana eccetera eccetera, riusciamo a ottenere una cosa molto più simile che a mano non saremmo mai riusciti. Bene, spero di essere stato d'aiuto a qualcuno, e al prossimo tutorial. Ciao!